Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In questo video ragazzi vi farò vedere un programma alternativo a InfraRecorder. Come di voi già sapete, InfraRecorder è un programma per masterizzare CD e DVD, però quel programma non è aggiornato da molto tempo, se mi ricordo bene da più di 3 anni. Oggi vi farò vedere un'alternativa chiamato CD Burner XP. Allora, per scaricare il programma andiamo sul sito ufficiale. Non vi preoccupate per il nome perché finisce con XP. Il programma è completamente compatibile per da Windows 98 per le vecchie versioni fino a Windows 10, ovvero l'ultima versione. Per scaricarlo andiamo qui su Scarica ultima versione oppure su più opzioni di download, dove possiamo anche scaricare la versione portable che non richiede installazione. Come vedete è compatibile fino al 98 XP per le vecchie versioni o fino a 10 per le versioni più aggiornate. Clicchiamo su scarica ultima versione per poterlo installare. Salvate il file e il programma verrà scaricato. Io l'ho già scaricato. E dopodiché procediamo all'installazione. Ecco la finestra di setup, clicchiamo su avanti, accettiamo i termini del contratto di licenza, avanti, scegliamo dove salvare la cartella di CD Burner XP, lasciamo così com'è, clicchiamo su avanti. Qui ci dice di installare una toolbar di Yahoo, voi non accettate l'offerta, clicca su I don't accept the offer, l'offerta, clicchiamo su avanti. Qui andiamo nel menu tendina su installazione minima e scegliamo la lingua italiana e quella inglese. Se la trovo, vediamo. Non la sto trovando, un attimo. Non la trovo, però comunque mettete l'italiano, cliccate avanti. Qui mi appare la finestra perché io il programma l'ho già installato in passato, se me lo fa cliccare. Sì, ho capito. Ah, ok, bastava dare invio. A me appare quella finestra perché l'ho già installato. Poi possiamo decidere se creare un'icona sul desktop, avviabile per tutti gli utenti o per un utente corrente, se avete più utenti sul computer. Creare un'icona nella barra d'avvio veloce, aggiungerla al tasto destro menu e associare i file dati e audio e ISO a CD Burner XP. Decidete voi se mettere le spunte e associarlo a CD Burner XP. E dopodiché cliccate su installa. Io non lo faccio perché l'ho già installato e clicco su annulla. E adesso, una volta che abbiamo installato il programma, lo avviamo. Sto registrando, vero? Un attimo. Sì, ok. Ed ecco l'interfaccia del programma. Da qui possiamo decidere se masterizzare dei disco dati, creare immagini ISO, masterizzare disco dati, file, cartelle, quelle che vogliamo noi, MP3 o video. Qui possiamo masterizzare dischi per dei DVD video, se vogliamo masterizzare dei filmati o dei film. Qui dei dischi audio, se vogliamo inserire e masterizzare file dischi con delle tracce musicali. O masterizzare delle immagini ISO oppure copiare un disco, l'immagine ISO all'interno del disco, così da masterizzarlo su un altro disco. Questo è utile specialmente se avete più di un masterizzatore. Adesso vi faccio vedere come l'interfaccia del programma. Clicco su disco dati.
Ed ecco qui, mettiamo schermo intero. Qui in basso vedremo il disco che abbiamo installato, il disco vuoto. Ovviamente io non ce l'ho perché non ho il lettore ma non il disco inserito. Qui il nome del vostro lettore DVD. Qui possiamo navigare nelle cartelle dove dobbiamo navigare per entrare nel file che vogliamo masterizzare. Ad esempio, prendendo questi, selezioniamoli così, se vogliamo copiarli tutti, oppure una alla volta, e trasciniamoli qui in basso. E qui in basso vi apparirà un contatore di quanti megabyte sarà disponibile sul vostro disco o DVD. Una volta che abbiamo aggiunto ciò che vogliamo masterizzare all'interno del nostro disco, cliccate su masterizzazione oppure masterizza la compilation esistente. Clicchiamo. Mi dice che non ho il disco per masterizzare. A voi non ve lo dirà. E una volta fatto questo vi apparirà una finestra di come volete masterizzare il CD e a che velocità. Vi consiglio di mettere a una velocità molto bassa così per evitare che i file non vengano masterizzati in maniera sbagliata. Poi qui nelle opzioni di CD Burn XP ci sono le impostazioni per se vogliamo richiedere di come masterizzare i disco dati, e scaricare e installare gli aggiornamenti automaticamente e le altre opzioni nel menu tasto destro. Qui in opzioni dati lasciate così com'è, se volete creare la cache per i file salvati. E le opzioni audio genera automaticamente il CD test per applicare l'uguaglianza delle audio. Se per esempio avete delle musiche che una si sente troppo alta e l'altra si sente troppo bassa, con questo replay gain equalizzerà l'audio della musica in maniera equilibrata. Stessa cosa vale per se vogliamo masterizzare il file ISO o musica e video. No. Se vogliamo masterizzare un'immagine ISO vi apparirà questa finestra. L'ISO da masterizzare, ovvero scegliete l'immagine ISO che volete masterizzare, il lettore DVD e a che velocità. Vi consiglio sempre una velocità bassa per evitare errori durante la scrittura. E poi il metodo di masterizzazione, se è automatica o track and ones o disco and ones. Qui decidete anche le opzioni di masterizzazione, se DVD alta compatibilità, chiudere il disco, ovvero non alla fine della masterizzazione chiuderà il disco e non sarà più possibile masterizzare e inserire altri file all'interno del disco, specialmente se avete dei DVD double array che potete dual layer, scusate, se volete aggiungere o riscrivere immagini o altri file da aggiungere al disco. Verificare i dati sul disco dopo la scrittura. Questo vi consiglio di mettere la spunta perché così saprete se il disco è stato masterizzato correttamente o meno. Ed espellere il disco dopo la masterizzazione. E se volete, a chi di preferenza arrestare il computer al termine dell'operazione e dopodiché cliccare su masterizza, e a quel punto il file ISO verrà masterizzato sul disco. Qui possiamo copiare il disco, selezioniamo il lettore DVD dove c'è il nostro CD, e poi selezionare il disco da copiare. Stessa cosa per il disco audio, ha la stessa interfaccia dei disco dati e video. E all'interno ci troverete un piccolo audio player per ascoltare le musiche che avete inserito nel vostro CD. E qui per cancellare un disco, se avete un disco riscrivibile, dove potete selezionare, inserire il disco che volete cancellare, i dati al suo interno. E scegliere il metodo di cancellazione, se è veloce o sicurezza per dati riservati. Dopodiché cliccate su cancella e mettete il segno di spunto su espelli il disco, qui dipende da voi, e a quel punto potete riutilizzare quel disco
per masterizzare altri dati, quello che preferite. Ok? Bene, questo video tutorial finisce qua. Questo è CD Banner XP. Per scaricarlo vi lascio il link nella descrizione del video per scaricare il programma. Se il video vi è stato utile, come al solito lasciate un mi piace, commentate e se volete continuare a seguire altri miei video, iscrivetevi al canale e seguite anche la mia pagina di Facebook, il link in descrizione. Bene, io vi saluto e ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!